12 maggio. Siamo qui davanti all'Ingotto, dove si tiene l'annuale Fiera del Libro. Siamo presenti con un banchetto sui problemi della Palestina. Alle mie spalle potete vedere due opere di un noto artista torinese che si chiama Piero Gilardi e che sta facendo in questi giorni una mostra al Castello di Rivoli, che oltre a essere un grande artista è anche un grande attivista per i diritti umani e lavora con molti movimenti, in particolare con noi, fornendoci queste immagini che con una immagine appunto ci fanno capire tante cose di che cosa è, qual è la situazione in Palestina. Una situazione di oppressione, di 60 anni di occupazione, la più lunga occupazione dell'era moderna. Israele che non accetta e non rispetta decine e decine di risoluzioni dell'ONU, nonostante questo non viene presa nessuna sanzione nei suoi confronti. Per molto meno interi paesi, e parlo dell'Iraq, parlo dell'Afghanistan, sono stati rasi al suolo, come diceva il presidente Bush, tornati al Medioevo. Questo non succede nulla di tutto ciò con Israele, che continua tranquillamente con la sua politica di occupazione illegale, esproprio delle terre e uccisioni, massacri. Basta ricordare 3 anni fa quello di piombo fuso su Gaza, quando furono uccisi più di 1400 abitanti di Gaza. Secondo voi perché NATO si intromette in altri paesi per qualche guerra o qualche, se dicono che è dittatura, si intromettono lì? Invece in Israele e Palestina non intromettono, secondo lei perché? Perché è una questione storica molto complessa, ma sostanzialmente lo Stato di Israele è un baluardo dell'Occidente e dei suoi valori contro tutto quello che è il sud del mondo, contro i popoli arabi che sono stati oppressi dall'Occidente e dall'imperialismo e continuano ad esserlo. La cosiddetta primavera araba, che è stato un grande momento che ha comunque modificato, adesso sta segnando un passo dal resto, ma ha modificato molti equilibri nell'area, è sicuramente un segnale che ha fatto preoccupare tutte le potenze occidentali. L'ultima manifestazione di Palestina contro Israele era il 2008, quella che mi ricordo. Ma perché non fanno adesso? Adesso vedo che solo fanno manifestazioni per Siria, ma invece per Palestina non lo fanno. Ci sono solo 2, 3, 5 persone, non di più, che fanno questi come lo fate voi oggi. Certo, questo è un problema molto, molto grosso. Io ho una certa età e tanti anni partecipo alle manifestazioni, sono un attivista. 30 anni fa eravamo tutti palestinesi, insomma, i giovani erano spontaneamente dalla parte dei palestinesi. Purtroppo molta acqua è passata sotto i ponti, c'è stata un'offensiva ideologica anche da parte dell'imperialismo, in questo momento anche da parte dello stesso Stato di Israele, per nascondere quella che è la realtà. Tutti i giornali occidentali dicono, come se fosse un luogo comune, che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Niente di più falso. Israele è uno Stato razzista, è uno Stato che discrimina i suoi cittadini in base alla religione, in base all'etnia. E tra l'altro è per questo che proprio a partire dai palestinesi, più di 170 organizzazioni palestinesi hanno lanciato una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele, rifacendosi esattamente a quella campagna di boicottaggio che 20 anni fa in Sudafrica ha dato sicuramente una mano ad abbattere il regime di apartheid. Noi pensiamo che oggi in Israele ci sia, e nei territori occupati, qualcosa di molto molto simile all'apartheid in Sudafrica di 20 anni fa. Io non so, ho sentito che in America ci sono molti banchieri, sono di Israele, e per questo tutto il sistema NATO
America non vuole intromettersi lì, perché NATO va sempre in quei paesi dove c'è petrolio, dove c'è qualcosa per, in senso che porta, diciamo, con, porta, dicono che portano democrazia, invece portano i suoi interessi solo. Allora, intanto la democrazia sulla canna del fucile non è mai esistita. Nessuna democrazia ha potuto nascere né mantenersi con l'occupazione da parte di un altro Stato, qualunque esso fosse, se non è la popolazione che si muove per rivendicare i propri diritti. Per quanto riguarda la prima domanda, io credo che tutti i banchieri del mondo, comunque si chiamino, qualunque sia il loro nome, fanno i banchieri e non ha importanza se sono di origine ebraica o di qualunque altra origine, fanno i banchieri, fanno gli interessi delle banche, delle multinazionali cui i soldi sono custoditi nelle loro banche. No, lo dico così perché lo so che Iraq sono entrati gli americani, in Libia sono entrati, a presto non lo so come va a finire con la Siria, perché Cina e Russia contro fanno, sì. Questa è una domanda un po' pericolosa, perché nel senso che può portare a terza guerra mondiale. Su questo sono d'accordo, che tutto il mondo sta vivendo una fase molto grave, anche molto rischiosa da questo punto di vista, ma sulla Siria in particolare io credo che tutto il mondo, gli attivisti per i diritti umani, chi combatte veramente per la pace, dovrebbe capire che la prima cosa da scongiurare è un intervento esterno. Abbiamo le esperienze recenti dell'Afghanistan, dell'Iraq, ma soprattutto della Libia, dove abbiamo assistito, con la scusa di difendere i civili, eccetera, a dei massacri e alla balcanizzazione di uno Stato, che tra l'altro è uno Stato ricco di petrolio, era lo Stato più ricco di tutto il Nord Africa. Questo rischio va assolutamente scongiurato, purtroppo su questo non c'è molta sensibilità. Le informazioni sulla vicenda in Libia, visto che hanno funzionato così bene nell'opinione pubblica occidentale, che improvvisamente era diventata tutta anti-Gheddafi, lo stesso metodo e meccanismo è stato usato e si continua ad usare in Siria. Abbiamo fotografie false di massacri, noi stessi abbiamo trovato spacciati come uccisi dal regime, fra virgolette, foto di bambini palestinesi uccisi durante l'operazione Piombo Fuso a Gaza. Questo ce la dice lunga su quello che vogliono fare e sta facendo l'Occidente, e anche vorrei aggiungere sulla responsabilità del mondo dell'informazione, giornalisti, televisioni, eccetera, che evidentemente sono sul mercato offerti al miglior offerente. Secondo lei NATO oggi porta la democrazia o porta la guerra? La NATO ha sempre portato la guerra. La NATO, diciamo, tra virgolette, si comanda l'America, no? L'America è il mondo occidentale, tant'è che molti paesi puntano ad entrare. Come vediamo oggi NATO. In Europa, democrazia come non va bene, nel senso che dappertutto sono manifestazioni, tutta Europa, diciamo, sono manifestazioni, di più Grecia, Italia, sono manifestazioni sempre, vuol dire che democrazia, c'è qualche errore, non lo so, non che dico che è una cosa brutta democrazia, forse qualcosa non va. Ma io penso che la democrazia non può essere una cosa astratta, se non è legata a dei diritti che vengano rispettati dall'intera società. Quando si sta in una società dove la forbice fra i più ricchi e i più poveri si è dilatata immensamente di centinaia di volte negli ultimi anni, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Io credo che non ci possa essere democrazia senza una vita dignitosa per tutti. Questo sicuramente. Io poi personalmente penso che
la democrazia non può essere esclusivamente la rappresentanza. Non mi basta una democrazia in cui ogni 5 anni, ogni 4 anni vai a votare per eleggere i tuoi rappresentanti che magari non rispondono più a te e di cui non ti occupi più. Per me la democrazia, per essere reale, può essere soltanto partecipazione, decisione dal basso dei cittadini. Grazie.